Intanto una partenza. I nostri programmi noi li abbiamo sempre rispettati. Per noi un programma presentato agli elettori è un contratto con gli elettori. L'ho fatto nel 2001, ho realizzato l'85% di quel programma, la prossima volta realizzeremo il 100% di quel programma. Perché? Perché non avrò più la spina nel fianco di Follini, di Buttiglione, di Casini e dell'UDC. Quindi avremo una compagine molto più compatta. Che cosa significa Mica per per la colpa di sinistra quelli lì. i programmi? Per la sinistra i programmi sono specchietti delle allodole per conquistare il consenso degli elettori durante la campagna elettorale. Dimostrazione, nel 2006 hanno presentato un programma altisonante di 281 pagine, non hanno in 2 anni realizzato nessun punto di quel programma. Il programma semplicemente è rimasto nel cassetto. Quando noi li abbiamo criticati hanno detto è vero, è superato, l'hanno tolto dal cassetto, l'hanno messo nel cestino della carta straccia. In più si sono riuniti in pompa magna a Caserta e hanno detto stiamo formulando un nuovo programma. L'hanno fatto conoscere 12 punti. Da Caserta ad oggi non c'è stato un punto di quel programma, non dico realizzato, ma su cui si fossero messi in strada per realizzarlo. Quindi per noi è morale in politica mantenere le promesse per gli elettori. Per loro, quando arrivano al potere, le promesse agli elettori non contano Però mi niente. permetta, Presidente, qui siamo all'ultimo giorno della campagna elettorale, noi possiamo solo confrontare i due programmi. Allora Poi... confrontiamoli e vediamo. Allora, stavo dicendo che se c'è qualcuno attento a non fare promesse che devono essere mantenute, siamo noi, è il nostro ministro Tremonti, che ha Che sarà sicuramente il vostro ministro dell'economia. Sicuramente, perché sarebbe un suicidio, un'assurdità, buttare via 5 anni di esperienza e di conoscenza dei conti dello Stato che ha Tremonti come altri ministri che erano nel mio governo. Lo stesso Veltroni ha ricordato che gli statisti degli ultimi anni hanno governato tutti più di una legislatura. La signora Thatcher, nel mio primo incontro con lei, mi disse che lei aveva impiegato il primo anno per capire i problemi e trovare le soluzioni. E il primo anno, scusi, la prima legislatura, soltanto nella seconda legislatura aveva realizzato quei programmi. Bene, noi abbiamo fatto meglio perché nella prima legislatura abbiamo fatto 36 riforme strutturali, tra cui alcune Le diamo per importantissime. lette, per ragioni di tempo. Certamente, 12, questo è una cosa che nessuno ci ha riconosciuto, 12 codici, abrogando migliaia di leggi in 12 importanti materie. Abbiamo lavorato molto, avevamo bisogno di continuare il lavoro. C'è stata questa interruzione perché è esattamente il contrario, ancora una volta, di quello che ha detto Veltroni. In Europa, in tempi duri per l'economia, come quelli durante il periodo che abbiamo governato noi, non c'è stata una sola eccezione in cui abbia vinto chi era al governo. In tutti i paesi d'Europa, alle elezioni degli anni passati, è andata al governo chi era Salvo che in l'opposizione. Gran Bretagna. Scusi, scusi, in Gran Bretagna successivamente a noi, nelle elezioni successive, quando l'economia si è sciolta e ha attraversato un periodo favorevole. Io parlo del periodo 2005-2006, con una conferma, la prova del 9, che in Portogallo si va alle elezioni politiche. Perde il centrodestra, va sulla sinistra. Dopo 6 mesi si va alle elezioni per il Presidente della Repubblica, vince il candidato del centrodestra, perde la sinistra. Quindi una regola ferrea dell'Europa. Adesso è diverso perché in Europa, anche in Grecia, si è confermato Karamanlis, ma perché nel 2006-2007 l'Europa ha conosciuto un momento di sviluppo favorevole dell'economia. Posso dire, allora, e si sa di altri nomi che sono stati fatti, Stanca, che è il ministro Ecco, dell'innovazione. Stanca, per dirle, era una carriera nella IBM italiana, presidente italiano, presidente europeo. Conosce tutti i tecnici che riguardano i computer e il digitale. Porta con sé una squadra che è il meglio delle esperienze, del know-how per fare ciò che si deve fare, digitalizzare la pubblica amministrazione. Sarebbe veramente un errore impossibile
passare da uno che per 5 anni ha studiato il problema producendo tante cose, la carta d'identità elettronica, la firma elettronica, la carta della sanità, e che adesso deve soltanto riprendere ciò che la sinistra ha colpevolmente abbandonato, di tutto quello che noi con Stanca avevamo preparato, la sinistra si è disinteressata, perché con ferocia quasi giacobina ha messo da parte tutto ciò che di buono e di nuovo avevamo fatto noi, temendo di dare a noi il merito di riforme che invece non voleva che fossero fatte. Scusi, allora abbiamo detto Tremonti, Stanca, c'è qualche nome nuovo che ci può dire stasera? Ci saranno, ma in questo devo dire che scontenteremmo 10 persone per accontentarne una, e davvero non è... Vabbè, perde 10 voti, ma ne guadagniamo... Corretta prassi, io le garantisco che avremo un governo la metà di questo, 12 ministri invece di 23-24, che avremo una squadra di governo quasi la metà di questa squadra di governo. D'altronde la sinistra, quando va al potere, profitta dell'essere al potere per se stessa, per le proprie clientele, per le proprie corporazioni, per le proprie cooperative rosse. Noi faremo esattamente il contrario, la squadra sarà al massimo di 60 componenti. Sa che sono gli stessi numeri che ha fatto Veltroni, 12 la squadra di governo, 60... Allora, diciamoci chiaro, ci sono due sinistre in Italia oggi, c'è la sinistra della realtà e c'è la sinistra della fantasia. La sinistra della realtà è Prodi, è questo governo, sono i fatti che sono più tasse, pressione fiscale record, crescita zero, frontiere aperte, più criminalità, cantieri bloccati, la tragedia di Napoli. Le parole di Veltroni, tutte le favole del futuro, lui può promettere tutto perché tanto, si è visto anche da qui, ha l'assoluta sicurezza di perdere, quindi può promettere la qualunque, tanto non sarà tenuto a mantenerla. Allora, Presidente, non ci saranno allora altri nomi, non ci fa altri nomi. Come? Non ci farà quindi altri nomi stasera. Lei... No, ma le assicuro che saranno tutti i nomi, ma è chiaro che noi andremo al governo, io mi doterò dei collaboratori più bravi che riuscirò a trovare tra i bravi italiani. Senta, Presidente, una cosa che si è detta in questi giorni, in queste ultime ore, è quasi una leggenda metropolitana. Ci sarà una clamorosa rivelazione, una sorpresa, il coniglio dal cilindro, un annuncio... Sì, perché l'altra volta io all'ultima tornata con Prodi... raccontai quello che poi faremo nel primo Consiglio dei Ministri, l'abolizione della tassa sulla prima casa, che è dovuta... Fu il colpo a sorpresa. Vede, la nostra parte politica, anche qui all'opposto della sinistra, considera la proprietà privata un diritto fondamentale e consideriamo la casa il pilastro per ogni famiglia, quella che ogni padre vuol dare come proprietà certa per il futuro della propria famiglia. Anche se gli succede qualcosa, la sua famiglia avrà un tetto per sempre. La sinistra, all'opposto, partendo dalle vecchie concezioni marxiste, considera la proprietà come la radice di ogni male e ha dentro di sé invincibile una ostilità assoluta contro la proprietà privata, contro l'impresa privata, l'imprenditore privato che considerano ancora uno sfruttatore degli altri, considerano il guadagno un'arroganza da tassare e via dicendo. Bene, noi crediamo che si debba andare nella direzione di eliminare quelle tasse sulla proprietà che non sono corrette secondo noi, che puniscono il frutto del lavoro di tante persone volonterose che quelle proprietà hanno raggiunto con il lavoro e con i sacrifici, e quindi abbiamo cominciato dalla casa. Io volevo venire qui e dire un'altra, una novità che volevamo introdurre, l'abolizione di un'altra tassa su una proprietà. Gliela dico, però le dico che siamo stati una settimana con Tremonti a fare i conti e alla fine abbiamo deciso di prendere un impegno ma di scadenziarlo nel tempo. E le dico che cos'è? Una tassa che non c'è in America, che non c'è in altri paesi, ed è il bollo sulle automobili, sulle moto e sui motorini. Così. Pigliamo. Quant'è all'anno? Sugli quanto resti per questo? In quel caso lo useremo immediatamente per abolire questa tassa che non ha una ragione vera. Però lei dice non ci sono questi. Andremo a vedere, non ci sono. Peraltro, operando nella direzione dei risparmi, operando nelle direzioni, quelle tre grandi direzioni di azione che ho prima indicato, noi riteniamo, avendo lavorato una settimana sui conti, che entro la metà della legislatura noi potremo e possiamo qui prendere impegno a abolire questa tassa gradualmente e progressivamente. Cosa vuol dire? Partendo prima dalle cose che pagano imposta,
che è tra l'altro un'imposta molto fastidiosa perché bisogna andare all'ufficio del registro, qualcuno va ogni 6 mesi, eccetera. Noi cominceremo dalle cose meno elevate e naturalmente arriveremo nel primo tempo alle macchine di una certa cilindrata, vedendo anche di incentivare il cambio delle auto per sostenere la produzione automobilistica e anche affinché si comprino le auto